Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio proporvi una ricetta natalizia. Si tratta della torta di Natale che realizzavano la nonna del mio compagno insieme alla mamma del mio compagno. È una torta che io ho scoperto e della quale sono venuta a conoscenza soltanto quando ho conosciuto il mio compagno e la sua famiglia. Mi ricordo che c'erano queste torte natalizie, tutte appilate una sull'altra, perché poi le regalavano ad amici e parenti, quindi c'era questa colonna di torte. Io non avevo mai visto questa torta, nella mia famiglia comunque non l'abbiamo mai fatta. Quindi mi sono un po' incuriosita, poi l'ho assaggiata, mi è piaciuta, devo dire che è veramente buona, quindi sono felice ogni volta che la regalano anche a me, e quest'anno ho deciso di provare a realizzarla e ci tengo a condividere la ricetta qui sul canale perché ho pensato che potrebbe essere una cosa carina tenere vivo il ricordo di certe tradizioni. Quindi adesso vi mostro subito la realizzazione di questa ricetta. Prima vi do gli ingredienti, naturalmente, e vediamo un po' cosa succederà perché per me è una cosa nuova, non ho mai provato e provo adesso qui con voi. Per prima cosa voglio darvi gli ingredienti che saranno sufficienti per 4 torte di circa 22 cm di diametro: 1 kg di farina, 375 g di burro, 250 g di uvetta, 250 g di canditi, 150 g di pinoli, 250 g di zucchero, 2 dadini di lievito di birra, una bustina di lievito per dolci e 2 uova. Poi, quando avrete cotto, potete cospargere di zucchero a velo. Per fare la prima lievitatura saranno necessari 75 g di farina, 12 g di lievito e 37 g di latte. La prima cosa da fare è aggiungere un pochino di lievito di birra. Io utilizzo quello in polvere, l'ho già inserito qua insieme alla farina. Poi andrò ad aggiungere un pochino di latte tiepido. Una volta aggiunto il latte, vado a mescolare. Una volta raggiunto un impasto di questa consistenza, lascio lievitare per 12 ore. Sono passate 12 ore, avevo messo lievito di birra, farina e latte, avevo lasciato lievitare. Adesso dobbiamo andare a fare l'impasto vero e proprio, quindi aggiungere tutti gli ingredienti. La prima cosa che vado a mettere è la farina. Metto la farina. Poi vado a mettere il burro fuso, lo zucchero, adesso aggiungo un uovo. Possiamo aggiungere l'uvetta, i pinoli e i canditi. Aggiungo a questo impasto anche una bustina di lievito per dolci. Adesso ovviamente andiamo a mescolare bene l'impasto e se lo volete leggermente più morbido potete aggiungere un pochino di latte. Aggiungo un pochino di latte, non troppo, altrimenti poi diventa troppo fluido. Continuate a mescolare fino ad ottenere un impasto abbastanza morbido e soprattutto omogeneo. Adesso che l'impasto ha raggiunto la consistenza desiderata, andiamo a trasferire tutto nel tegame. Ho distribuito bene l'impasto all'interno del tegame e adesso dobbiamo lasciar lievitare per 12 ore e poi andremo a cuocere. Sono passate 12 ore, ho fatto lievitare l'impasto, adesso bisogna mettere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. La cottura è terminata, quindi adesso apriamo insieme il forno e vediamo com'è venuta. Direi che è perfetta, alla cottura mi sembra che sia ottima, la vedete un pochino più scura perché ho usato la farina integrale, però volendo potete usare la farina bianca. Adesso vado a cospargere tutto di zucchero a velo e poi non ci resterà che gustarla. Adesso cospargo di zucchero a velo tutta la torta.
Andiamo a mettere tutto lo zucchero a velo perché io mi ricordo che la nonna del mio compagno le cospargeva tutte con lo zucchero. Comunque fa anche un po' l'effetto nevicata una torta di Natale con lo zucchero a velo. Questo è il risultato finale. Per rendere tutto un pochino più carino, l'ho messa in un piatto da portata, ho messo anche la tovaglia di Natale, così insomma facciamo anche un po' più di scena. E adesso vado a tagliare perché voglio vedere com'è venuta all'interno. Quindi vediamo un po'. Direi che è morbida perché si riesce a tagliare molto bene. Quindi forse ci siamo. Ne tagliamo una fetta perché voglio proprio vedere se la parte interna è come quella che faceva la nonna del mio compagno. Ma direi di sì, assolutamente sì. La mia è integrale, quindi ovviamente il colore è diverso, la sua era bianca, però è proprio così che me la ricordo. Bene ragazzi, questa è la torta di Natale. Io vi invito a farmi sapere nei commenti se conoscevate questa ricetta, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, ma soprattutto se vi piacciono i dolci di Natale. E io vi mando un bacio enorme.